Ebbene, carissimi e carissime, da quanto tempo era che non tornavamo a parlare di Netflix? Da annientamento più o meno un mese. Anzi, se per caso non avete visto quell'episodio di Parliamone, dedicato per appunto ad annientamento, ve lo lascio qui sopra nelle schede e anche in descrizione. Per cui sentivo proprio la necessità di tornare a parlare della nostra piattaforma di streaming preferita. E quale occasione migliore rispetto alla nuova serie originale Netflix, Lost in Space. Altra serie originale che, a mio modesto parere, dopo Altered Carbon, farà sentire la sua presenza. E dopo una piacevolissima intera maratona di binge watching, sono qui insieme a voi per poterne trarre un pochettino le conclusioni. Ma ve lo dico sin da subito, secondo me questa potenziale nuova serie è partita con il piede giusto. Carissimi e carissime, io sono Palmozio e oggi in questo nuovo episodio della rubrica Parliamone parleremo per l'appunto di Lost in Space. Ma bando alle ciance, vi do il benvenuto e iniziamo subito a disquisire insieme. Ma ovviamente, non prima della sigla. Cari iscritti e non, ben ritrovati ancora una volta. Finalmente posso tornare a parlarvi di una serie Netflix che mi ha lasciato largamente soddisfatto. Lost in Space vuole essere il diretto reboot della serie omonima del 1965, da cui se non erro venne anche tratto un film nel 98, la quale narra le vicende di una famiglia di coloni spaziali in viaggio verso nuovi mondi da esplorare e possibilmente anche da colonizzare. Ma per chi come noi avrà visto anche solamente tre film basati sui viaggi nello spazio, anche qui niente va secondo i piani, per cui da qui tutta una serie di vicende che si susseguiranno durante tutta la stagione. Per cui ve lo dico subito, dal punto di vista dei contenuti, questo Lost in Space non offre praticamente nulla di realmente originale, però i suoi punti di forza sono ben altri. Piccola postilla doverosa, io posso parlare da neofito in quanto ho visto solo ed esclusivamente questa prima stagione di Netflix dedicata a Lost in Space. Non ho mai visto la serie del 65 né tantomeno il film del 98. Per cui per quanto riguarda fedeltà all'opera originale, personaggi e quant'altro, purtroppo non potrò fare paragoni in questo senso in quanto per l'appunto ho maturato l'esperienza solo sulla prima stagione di Netflix. Per cui spero che questa piccola mancanza non vada ad invalidare il mio giudizio. Detto ciò, parto col dire che secondo me anche in questa stagione Netflix ha reso quasi palese una sua certa strategia, e questa presunta strategia l'ho vista applicare anche in Altered Carbon, ovvero buttare fuori una prima stagione oggettivamente comunque ben confezionata e realizzata, ma non perfetta in tutte le sue componenti, in quanto secondo me queste prime stagioni vanno a sondare il terreno, vedono se c'è un buon riscontro di pubblico, vedono se magari i giudizi sono positivi e su queste basi andranno a riaggiustare alcune componenti della serie per spingerla ancora di più nella giusta direzione. E per quanto riguarda Lost in Space, io sono abbastanza fiducioso che le fatiche che Netflix ha cercato di realizzare nel portare questa serie a noi spettatori, credo che darà alla fine i suoi frutti. Per chi mi conosce già da un po' di tempo lo saprà. Non sono mai stato un grande amante della fantascienza per quanto riguarda i viaggi nello spazio, per cui in principio ero partito un pochettino prevenuto con questa serie. Ma vedendo i trailer, devo ammettere che l'hype e anche la curiosità erano montati in maniera abbastanza importante. Fiducioso delle capacità e dei mezzi Netflix, appena ho potuto mi sono fiondato sulla piattaforma e mi sono visto questa prima stagione tutto d'un fiato, e devo ammetterne che ne è valsa assolutamente la pena. Se vogliamo un pochino addentrarci nel punto di vista tecnico, credo che, come si può vedere anche un pochino dai trailer, questa prima stagione abbia la sua da dire. Una cosa che sicuramente salta subito all'occhio e che si fa man mano sempre di più apprezzare durante tutta quanta la stagione, credo che possa essere la fotografia, perché pur non essendo di per sé la resa eccezionale, ma comunque questo va anche un po' considerato rispetto al budget e comunque al contesto in cui questa serie si sviluppa, ovvero per l'appunto una prima stagione quasi pilota, comunque la fotografia riesce sempre a rendere bene praticamente in tutti i frangenti, dai colori più freddi e cupi dello spazio e degli ambienti chiusi, ai colori più caldi, vividi e anche molto differenziati a seconda delle varie aree geografiche del pianeta, la fotografia riesce sempre a dare un buon colpo d'occhio, e anche il taglio registico che viene dato alle riprese di questi vastissimi ambienti che ti lasciano ampio respiro mi ha dato quasi un senso di libertà. Paradossalmente una trama incentrata nei viaggi nello spazio è riuscita a farmi
quasi rilassare per tutto quello che di bello riesce a mettere sullo schermo. Dal vuoto siderale dello spazio alle fitte foreste, dagli inospitali ghiacciai a meno 60 gradi ai deserti di silice, la fotografia e la regia riescono sempre a rendere bene la situazione in cui ci si trova. Se proprio proprio mi dovessi ritrovare a fare una piccola critica dal punto di vista tecnico, personalmente ho trovato in generale, con qualche sporadica eccezione, la recitazione attoriale abbastanza, come dire, un po' imbalsamata. E non credo sia per il fatto che il soggetto dietro l'autore sia stato poco interessante, ma perché secondo me proprio gli attori in generale, sia dai più giovani che anche quelli teoricamente più navigati, non mi sembra che si siano enormemente spesi, diciamola così. Ma comunque è stata una componente che almeno io ho percepito, ma che è rimasta sempre molto marginale. Per cui abbiamo capito, dal punto di vista tecnico, a questa serie gli si può ricriminare veramente ben poco. Per quanto riguarda invece il contenuto, qui ce ne sarebbe da parlare un pochettino più approfonditamente, ma non vorrei annoiarvi troppo. Ma essenzialmente ho apprezzato soprattutto due aspetti. Il primo è che, a mio modesto parere, questa serie può vantare l'episodio pilota, ovvero l'episodio 1, più d'impatto che io sinceramente riesca a ricordarmi di tutte le serie che io ho visto fino ad ora. Come se nel primo episodio gli autori avessero voluto fare una piccola summa, un piccolo concentrato di tutto quello che la serie di buono avrà da offrire per i restanti 9 episodi. Attenzione, non fraintendetemi, non sto dicendo che il primo episodio sia bellissimo e tutti gli altri che lasciano un pochettino a desiderare. No, semplicemente il primo episodio fa una piccola somma di tutto quello che potremo vedere anche negli altri, in maniera un pochettino più diluita, giustamente e ben distribuita, in maniera tale che lo spettatore possa da subito capire cosa andrà a vedere. In base ai suoi gusti e al fatto che gli sia piaciuta o non gli sia piaciuta, da là deciderà se continuare o meno. Sotto questo punto di vista la serie l'ho trovata molto molto onesta. Quante serie possiamo contare che iniziano in maniera un po' mogia mogia e pian piano salgono la china? Questo non è il caso di Lost in Space. Lost in Space mette da subito sul tavolo tutto quello che può offrirti. Starà poi a te spettatore decidere se tutto ciò ti interessa o meno. Assolutamente ineccepibile questo comportamento. E secondo punto, la serie riesce a essere davvero molto molto compatta. Nel senso che penso possa essere palese a tutti quelli che avranno finito di vedere Lost in Space che è come se avessi assistito ad un enorme lungometraggio da 10 ore spezzettato in 10 episodi, perché almeno per me questa è stata l'esperienza, in quanto ogni singolo episodio è strettamente legato al precedente e se ti sei perso qualcosa o non hai visto il precedente, parti già con le gambe mozzate. In quanto per l'appunto è come se avessimo assistito ad un enorme film da 10 ore che ci viene proposto in più soluzioni. Per cui se siete alla ricerca di una serie che vi possa offrire i classici episodi di per sé indipendenti e che riescono a vivere di vita propria, questo non è il caso di Lost in Space, in quanto per l'appunto è un'unica storia divisa in più atti. Quindi per alcuni tutto ciò potrebbe risultare un pochettino pesante da seguire. Per me invece non è stato assolutamente così, anzi mi ha stimolato ancora di più il binge watching che è riuscito a scorrere in maniera quasi impeccabile. Ed infine mi sento anche di promuovere la trama, in quanto pur non essendo, come ho già detto prima, nulla di originalissimo, è una soluzione che bene o male abbiamo già visto in molte altre produzioni, comunque qui in questo caso non lascia praticamente nulla in sospeso. In questa prima stagione di Lost in Space si voleva narrare una storia, dall'inizio alla fine, e il finale aperto che vediamo nell'ultimo episodio sarà semplicemente un secondo atto delle peripezie della famiglia Robinson. Tutto quello che viene narrato dall'inizio alla fine della prima stagione viene chiuso, viene lasciato solamente uno spunto per un'eventuale seconda stagione, che almeno io personalmente mi auguro vivamente che ci sia, perché sarei davvero molto curioso. E fidatevi, questo è un aspetto abbastanza raro da trovare in una serie oggigiorno, in quanto tendenzialmente le serie, soprattutto quelle di maggior successo, tendono a lasciare sempre lo spettatore con quelle domande non risposte, con quei quesiti che necessitano di trovare una soluzione e quant'altro. Lost in Space assolutamente no. Vi racconta tutto quello che c'è da raccontare e vi spiega pressoché tutto quello che volete sapere. Eventualmente poi ci sarà un secondo atto, ma per ora tutto è stato concluso e confezionato nel migliore dei modi. Insomma, ragazzi e ragazze, non volendo dilungarmi oltre, avrete sicuramente già capito che infine io promuovo questa prima stagione, con un voto che mi sentirei di assegnarlo
su un bel 8 pieno, in quanto, per carità, dipende molto cosa cercate voi all'interno di una serie TV. Infatti sono sicuro che alcuni storceranno un pochettino il naso, oggettivamente la serie di per sé non offre nulla di originale. Ma nell'altra faccia della medaglia abbiamo il fatto che potenzialmente potrebbe solleticare un po' la curiosità e l'apprezzamento pressoché di tutti. Una stagione onesta, coerente con se stessa e che lascia ben sperare per il futuro. E non posso negarvi che se dovessi trovarvi in giro un action figure del robottone, la prenderei seduta stante, perché un pochettino mi è entrato nel cuore e vi posso garantire che per riuscire in questa impresa ce ne vuole tanto. Consigliatissima ragazzi, vi auguro buona visione. E dunque, basta. Tutto qui ragazzi, questo era pressoché tutto quello che volevo dirvi su Lost in Space, almeno su questa prima stagione, con la speranza, vi ripeto, che ce ne possa essere almeno una seconda. Mi raccomando, non partite subito con aspettative altissime perché, vi ripeto, la serie di per sé non offre nulla di originale, però fidatevi che comunque ha diversi punti a suo favore. L'ho trovata una prima stagione principalmente indirizzato magari ad un pubblico leggermente più giovane della media, ma comunque che potrebbe essere apprezzato anche da un pubblico più adulto e maturo per diversi motivi rispetto ai primi. Ad ogni modo, se gli darete una possibilità, credo che comunque una piccola soddisfazione riuscirete a togliervela. Questo perlomeno è il mio parere riguardo alla prima stagione di Lost in Space, ma ovviamente mi piacerebbe molto sapere qual è il vostro invece. Voi che avete già visto Lost in Space, che giudizio avete maturato in base a questa prima stagione? Oppure tu, che non l'hai ancora vista, ti ho per caso un pochettino incuriosito nel provare ad approcciarti per la prima volta? E ora che l'hai vista, sei d'accordo con quello che ho detto? Non sei d'accordo? Hai per caso altri spunti e riflessioni interessanti e che potrebbero arricchire il contenuto di questo video? In questo caso, o per qualsiasi altra considerazione che vorrai lasciare qui sotto nei commenti, fallo. Fallo perché è un mezzo fondamentale per arricchire quello che questo video voleva essere, ovvero un'opportunità di confronto. Aspetto sempre i vostri commenti molto volentieri e appena potrò vi risponderò prontamente. Detto questo ragazzi, io penso che posso concludere qui. Grazie infinitamente per avermi seguito fino alla fine di questo video. Se per caso ti dovesse essere anche solo un minimo piaciuto, ti chiedo di farmelo sapere lasciandomi qui sotto un mi piace. Lo ripeterò fino allo sfinimento, ma mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Se per caso tu, che mi stai guardando, sei un iscritto al mio canale, ti ringrazio infinitamente per continuare a supportarmi. Caso invece non lo sei e vedi che questo tipo di contenuto e soprattutto anche gli altri che il mio canale ti può proporre ti possono interessare, ti consiglio di prendere in considerazione l'idea di dare una pigiatina anche al tasto rosso, in maniera tale da entrare anche tu in questa piccola community. Come sempre, qui sopra nelle schede e sempre qui sotto in descrizione, puoi trovare dei link che ti possono essere utili, anche dei link Amazon per poter sostenere gratuitamente l'attività di questo canale. Ed in ultima, mi raccomando, se sei un utente affezionato, sempre qui sotto c'è la campanella per le notifiche. Cliccaci sopra e salva nell'impostazione. In questo modo YouTube ti avviserà praticamente in tempo reale ogni volta che andrò a pubblicare un nuovo video qui su questo canale. Lo puoi fare sia da desktop che da mobile. Ragazzi e ragazze, vi chiedo scusa perché anche oggi vi ho rubato più tempo del necessario, però lo sapete, quando si parla di prodotti validi e che personalmente ho apprezzato, lascio completamente a ruota libera la mia favella. Grazie per avermi sopportato fino ad ora. Io qui concludo, vi saluto e vi do appuntamento con un prossimo appuntamento, sempre qui su questo canale. Alla prossima e buon Lost in Space a tutti.